Uniti sul tema dell'emergenza abitativa, della lotta alla povertà e del dialogo. Il Cardinale Scola incontra il neosindaco Beppe Sala e sono molti i punti trattati, tra cui appunto le criticità più gravi della metropoli. Terremo un rapporto stretto, spiegano. Insomma, un augurio vicendevole che però è molto di più. Formulato l'augurio, che non è però una pura parola, perché eh, la, la Chiesa ha sempre sottolineato la, la necessità eh, di fare riferimento all'autorità costituita quando questa eh, viene dal popolo e ovviamente rispetta quei valori eh, che debbono eh, poter essere praticati in libertà da tutti i cittadini in una società plurale, insomma. E poi c'è una tradizione ambrosiana che è molto forte in questo senso. No? rispetto reciproco perché i compiti sono molto diversi ma anche concorso comune a far sì che la città e l'autorità civile che la guida possa realmente progredire Milano è in un momento di passaggio estremamente significativo tutti registrano questa sorta di Risorgimento iniziale, e quindi mi auguro, signor Sindaco, che lui lo, lo faccia procedere. Di confronto costruttivo parla anche Sala. C'è certamente un tema di sostegno a, alla povertà e di lotta alla povertà, dove concordiamo che in prospettiva le risorse e le attenzioni dovranno essere messe sempre di più per creare delle opportunità di riferimento nella società, per trovare lavoro. Però, se nel frattempo c'è un problema di, eh, di vita eh, che deve essere salvaguardata e di povertà vera, bisogna intervenire. Quindi, bisogna cercare un po' di bilanciare l'intervento immediato con una prospettiva. E questo è il primo elemento. Eh, c'è una forte sensibilità su questi temi eh, che eh, sono impellenti, eh, ovviamente, per, per la nostra realtà. Eh, per tutto il paese, per tutta l'Europa, eh, non possiamo girare la faccia dall'altra parte. Eh, e ovviamente tutto questo mh, eh, mette in campo soggetti diversi che hanno compiti diversi. Cioè, il nostro compito come Chiesa è un po' quello di farsi prossimo, c'è cioè una prima accoglienza, un dare una mano, e mi pare che questo. Questa idea di un'accoglienza di un diffusa mandando piccoli gruppi nelle varie realtà parrocchiali stia funzionando invece all'autorità politica ma qui non è soltanto il comune o la regione ma è almeno la realtà italiana e europea, tocca il compito appunto di un progetto organico che purtroppo ancora non c'è, io ho parlato più volte da un paio d'anni di una sorta di piano Marshall eh, nel senso che eh, bisogna, eh, speriamo che la, che la Brexit no, non produca eh, involuzioni, eh, bisogna fare una proposta che garantisca la sicurezza, ovviamente, ma che nello stesso tempo non rinunci in nessun modo all'accoglienza, perché ogni uomo ha dignità e libertà in un mondo come il nostro, certamente nel rispetto della storia eccetera bisogna fare spazio e poi tanta speranza sulla società civile sulla quale il comune può fare molto perché è nelle scuole, nei quartieri, negli oratori, nelle situazioni lavorative che avviene la conoscenza reciproca e l'integrazione mi pare che su questi, su questi temi eh, il sindaco è molto avveduto accanto a questo primo elemento un secondo Secondo elemento, nella funzione educativa, nelle scuole, nel rispetto agli oratori, eh, la Chiesa può dare una mano, sta dando una mano incredibile. Mi citava la femminenza appunto il fatto che ci sono più di 300.000 bambini oggi negli asili, insomma, qualcosa che è una realtà, una realtà assolutamente unica. Io l'ho sempre dichiarato anche in campagna elettorale. Eh, Rispetto alle scuole paritarie, per esempio, il mio atteggiamento è molto aperto perché so benissimo che una parte, magari soprattutto sugli asili, ma non solo, del lavoro è fatto da loro e quindi si tratta solamente di trovare le misure, di collaborare e di avere una visione di lungo termine. Poi un terzo obiettivo, il dialogo interreligioso. Ci siamo impegnati a lavorare insieme, a aiutarci, a sostenerci. Il Comune continuerà a fare la sua parte affinché... Il dialogo eh, sia eh, portatore poi di, di integrazione vera. Concordiamo sul fatto che è un luogo di culto, cioè per eh, i religiosi, hanno bisogno di un luogo di culto, poi bisogna essere certi che le regole sono chiare, la trasparenza ci sia e quindi ci sia un modo di controllare quello che avviene. Il ringraziamento esplicito, in primo luogo, per il Cardinale, per la Chiesa Ambrosiana. Ancora il discorso dell'arcivescovo torna alle periferie e arriva così anche un annuncio importante. Le parrocchie e anche l'associazionismo, il volontariato che fa riferimento alla Chiesa è molto deciso da questo punto di vista. Io credo che questo potrà essere un punto di collaborazione molto forte in una società plurale come la nostra, anche perché la conoscenza di dettaglio che i sacerdoti che sono sempre sul posto hanno è già un patrimonio che, che metteranno, già mettono a, a disposizione. Il problema va affrontato con decisione, noi faremo adesso questo gesto se riusciremo di acquistare 70 appartamenti per poterli poi sistemare e affittare a canoni privilegiati per chi ne ha bisogno, e, e però bisogna mandare un segnale chiaro quanto prima, sia da parte del comune che da parte della regione. Infine, anche un richiamo alla visita di Papa Francesco a Milano. Eh, con l'agenda del Papa bisogna avere ancora qualche mese di pazienza per capire quando potrà essere, certamente speriamo prima di Natale di poter avere una data. Quindi un altro grande evento da gestire, ah, sì. come... ah, speriamo. speriamo Lei è sono... esperto. Sì, sì, no, sono esperto, sì, ma soprattutto sì. penso che, che Milano sia capace di gestire grandi eventi. Sì, certo. Gli eventi servono sempre. Bisogna, la, la, la questione, appunto, è come gestirli. Però abbiamo fatto reciprocamente sì. esperienza, quindi io spero, spero presto, e spero che ci possa essere un'altra gran, un grande occasione. Che tutte le volte che c'è bisogno. Ci vedremo, ci sentiremo, come abbiamo fatto anche con il sindaco Pisapia che è sempre stato molto attento, molto cordiale, i suoi nostri rapporti sono sempre stati molto costruttivi e soprattutto quando dovessero insorgere delle incomprensioni, delle difficoltà, eccetera, quello sarà proprio il momento in cui sentirci e sentirci rapidamente. Perché dobbiamo tutti lavorare insieme per, per la città in questo momento. La città ha un grande ruolo da svolgere soprattutto dopo la Brexit, ha un grande ruolo da svolgere e, e deve, eh, no, 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 non sembri eh, un eccesso d'orgoglio il mio, ma deve trainare il Paese verso la rigenerazione dell'Europa. Milano ha le carte in regola per fare questo.